Torna finalmente qui a Fano la festa di Santa Rita dopo 2 anni quasi di sospensione ed è un momento molto sentito dai fanesi, dal territorio anche, perché viene gente devota di Santa Rita da tutte le parti. Il programma di quest'anno è per domenica 22 maggio, festa di Santa Rita, anche se è la sesta domenica di Pasqua. Avremo le messe festive alle 7.30, 9.30, alle 11. A mezzogiorno c'è l'appuntamento della supplica a Santa Rita, anche questo molto atteso. Abbiamo ripreso quest'anno anche la messa con l'unzione degli infermi alle ore 16. Quindi sono invitati tutti i malati, gli anziani, devoti di Santa Rita per ricevere anche durante la messa il sacramento dell'unzione. La messa poi solenne sarà quella delle ore 18.30, ma la chiesa rimarrà aperta tutta la giornata fino alle 10, alle ore 22 di sera, perché tanti sono quelli che desiderano portare una rosa a Santa Rita. Il significato delle rose è chiaro, in fondo la rosa è il segno, il simbolo della vita di Santa Rita, una vita spinosa, tragedie, la sua famiglia, l'assassinio del marito, l'odio dei parenti contro di lei che non voleva rivelare il nome dell'assassino, i parenti che incitavano i due figli di Rita a fare la vendetta. E Rita, da donna cristiana, che invitava tutti al perdono, alla riconciliazione, alla pace. Alla fine ottiene quello che umanamente era impossibile, cioè la riconciliazione dei due ambienti, Rocca Porena e Cascia, i parenti e tutti gli amici, uniti nel nome di Cristo, proprio per mettere in pratica il comandamento che Cristo ci ha lasciato, che è quello pasquale, amatevi come io vi ho amato.